Dal 5 al 6 giugno 2010, lungo la pista ciclabile del Lago di Varese, abbracciamo il lago. Abbracciamo il lago è una grande festa per tutta la famiglia, con un sacco di divertimenti, sport, musica, mercatini, gastronomia tipica e il gran finale pirotecnico. E domenica 6 giugno, dalle ore 16, partecipa anche tu all'abbraccio più grande del mondo. Un'occasione unica da Guinness. Anch'io abbraccio il Lago di Varese. 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 Assieme abbracciamo il Lago di Varese. Un'occasione unica da Guinness. Un confronto tra l'autonomo sistema scolastico ticinese e quello varesino ha coinvolto una numerosa delegazione di dirigenti scolastici svizzeri guidati da Diego Erba, direttore della divisione della scuola del Canton Ticino, per approfondire con altrettanti colleghi varesini i cambiamenti introdotti dalla riforma Gelmini. L'incontro, voluto da Claudio Merletti, dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Varese, ha visto la presenza del presidente della provincia Dario Galli e del sindaco Attilio Fontana, che con l'orchestra giovanile studentesca hanno accolto a Villa Recalcati gli ospiti svizzeri. Importante per noi per capire come funziona il sistema scolastico in un territorio totalmente autonomo da questo punto di vista come il Cantone, quindi come potrebbe cambiare anche noi una situazione in un futuro, speriamo prossimo, stato veramente federale anche da questo punto di vista. In ogni caso, diciamo, una giornata importante nell'interesse dei nostri ragazzi, perché da questi confronti potrebbero nascere anche gli sviluppi futuri del nostro territorio, del nostro sistema scolastico, che speriamo sempre più legato al territorio, legato alle esigenze e alle possibilità di questa macro regione che potremmo definire in subliga. Sicuramente gli sforzi di autonomia che il Canton Ticino fa nell'ambito della politica scolastica, in pratica in Svizzera ogni cantone è autonomo e determina la propria politica scolastica, quindi a questo punto di vista noi oggi illustreremo i nostri passi, che sono passi importanti ma che chiedono anche tempo, che chiedono risorse ai colleghi diciamo della provincia di Varese. Grande successo per la seconda edizione del Varese International Animated Film Festival, inaugurato domenica 16 maggio da Maurizio Nichetti, padrino d'eccezione della rassegna dedicata ai film d'animazione, che quest'anno centra la sua attenzione su pellicole che vedono protagonisti cartoni animati ed attori in carne ed ossa. 30 corti in concorso per The A-Tube Short Film Contest e 9 autori per The Golden Storyboard, che fino al 23 maggio daranno vita alla maratona dei cartoni animati della città Giardino. Il varesino Fabrizio Macchi ha conquistato il titolo di campione del mondo di ciclismo vincendo la sfida che l'ha visto protagonista nel 2009. Macchi ha voluto regalare al presidente Galli la maglia che ha indossato proprio durante la gara che l'ha visto trionfare e salire sul podio più alto, portando i colori della provincia in tutto il mondo. Alla cerimonia era presente anche l'assessore provinciale allo sport Giuseppe De Bernardi Martignoni. I video e le ultime notizie dalla provincia di Varese sono sul sito www.provincia.va.it. Dal 5 al 6 giugno 2010, lungo la pista ciclabile del Lago di Varese, abbracciamo il lago. Abbracciamo il lago è una grande festa per tutta la famiglia, con un sacco di divertimenti, sport, musica, mercatini, gastronomia tipica e il gran finale pirotecnico. E domenica 6 giugno, dalle ore 16, partecipa anche tu all'abbraccio più grande del mondo. Un'occasione unica da Guinness. Anch'io abbraccio il Lago di Varese. 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 Assieme abbracciamo il Lago di Varese. Un'occasione unica da Guinness.